Tra i sogni di Don Bosco, uno dei più noti è quello conosciuto con il titolo di Sogno delle due colonne. Lo raccontò la sera del 30 maggio 1862. Figuratevi, disse, di essere con me sulla spiaggia del mare, o meglio sopra uno scoglio isolato, e di non vedere attorno a voi altro che mare. In tutta quella vasta superficie di acque si vede una moltitudine innumerevole di navi ordinate a battaglia con le prore terminate a rostro di ferro acuto a mo' di strale. Queste navi sono armate di cannoni e cariche di fucili, di armi di ogni genere, di materie incendiarie e anche di libri. Esse si avanzano contro una nave molto più grande e alta di tutte, tentando di urtarla con il rostro, di incendiarla e di farle ogni guasto possibile. A quella maestosa nave, arredata di tutto punto, fanno scorta molte navicelle che da lei ricevono ordini ed eseguiscono evoluzioni per difendersi dalla flotta avversaria. Ma il vento è loro contrario e il mare agitato sembra favorire i nemici. In mezzo all'immensa distesa del mare si elevano dalle onde due robuste colonne altissime, poco distanti l'una dall'altra. Sopra di una vi è la statua della Vergine Immacolata, a cui piedi pende un largo cartello con questa iscrizione: Auxilium Christianorum. Sull'altra, che è molto più alta e grossa, sta un'ostia di grandezza proporzionata alla colonna, e sotto un altro cartello con le parole Salus Credentium. Il comandante supremo della grande nave è il Papa. Sta al timone e tutti i suoi sforzi sono diretti a portare la nave in mezzo a quelle due colonne, dalla sommità delle quali tutto intorno pendono molte ancore e grossi ganci attaccati a catene. Le navi nemiche tentano di assalirla e farla sommergere, le une con gli scritti, con i libri, con materie incendiarie che cercano di gettare a bordo, le altre con i cannoni, con i fucili, con i rostri. Il combattimento si fa sempre più accanito, ma inutili riescono i loro sforzi. La grande nave procede sicura e franca nel suo cammino. A un tratto il Papa, colpito gravemente, cade. Subito è soccorso, ma cade una seconda volta e muore. Un grido di vittoria e di gioia risuona tra i nemici. Sulle loro navi si scorge un indicibile tripudio, se non che, appena morto il Papa, un altro Papa sottentra al suo posto. Il nuovo Papa, superando ogni ostacolo, guida la nave in mezzo alle due colonne. Quindi, con una catena che pende dalla prora, la lega ad un'ancora della colonna su cui sta l'ostia, e con un'altra catena che pende a poppa la lega dalla parte opposta alla colonna su cui è collocata la Vergine Immacolata. Allora succede un gran rivolgimento. Tutte le navi nemiche fuggono, si disperdono, si urtano, si fracassano a vicenda. Le navi che hanno combattuto valorosamente con il Papa vengono anch'esse a legarsi alle due colonne. Nel mare ora regna una grande calma. Il servo di Dio, Cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, dava una grande importanza a questa visione di Don Bosco. Di fatto, un giorno dice a un salesiano: «Ho visto riprodotta la visione delle due colonne. Dica ai suoi superiori che la facciano riprodurre in stampe e cartoline e la diffondano in tutto il mondo cattolico, perché questa visione di Don Bosco è di grande attualità. La Chiesa e il popolo cristiano si salveranno con queste due devozioni, l'Eucaristia e Maria, aiuto dei cristiani». Si può dire che sia stato Don Bosco a presentarmi Maria? Perché è proprio quando ho iniziato a frequentare l'oratorio che ho conosciuto più da vicino la Mamma Celeste e la devozione di Don Bosco a Maria. Allora, quando poi sono stata io ad accompagnare nella fede alcuni ragazzi più piccoli nell'animazione, ho cercato a modo mio, nel mio piccolo, di portare un briciolo di quell'amore e di quella devozione a Maria. E se devo pensare a due testimonial di Maria nella mia vita, mi vengono in mente due mamme del nostro oratorio, due persone che, senza gesti eclatanti, però nella semplicità, nel quotidiano, hanno portato la tenerezza, la dolcezza, la dedizione di Maria
dando la propria vita per i loro figli. E ora che sono mamma anch'io, cerco in qualche modo anch'io di fare altrettanto. Uno dei momenti più belli della nostra giornata è quando quando facciamo la preghiera tutti insieme in famiglia, la preghiera della sera, e subito dopo diamo il bacio della buonanotte ai nostri bimbi, e lì è quel momento in cui noi affidiamo a Maria, la Mamma Celeste, i sogni e la vita dei nostri bambini. Ecco, questo è diciamo, il momento con cui chiudo l'ultimo pensiero della nostra giornata. O Maria Ausiliatrice, Esposa amabilissima dello Spirito Santo, Madre amorosa di noi, noi imploriamo il tuo aiuto per essere liberati dal peccato e dalle insidie dei nostri nemici spirituali e temporali. Fa che in ogni momento noi possiamo provare gli effetti del tuo amore. Oh cara Madre, quanto desideriamo venire a contemplarti in paradiso. Ottienici dal tuo Gesù il pentimento dei nostri peccati e la grazia di vivere sempre da vicino a Dio.